seguire l'insegnamento epicureo di Cirone, un filosofo che risiedeva sulla collina di Posillipo. Ma rimasi subito incantato dalle bellezze del paesaggio meridionale, tanto è vero che le voglio inserire nella mia grande opera Le Georgiche. Ma il mio nome è legato ad un'opera ben più famosa, nella quale i misteriosi luoghi dei campi flegrei, l'antro della Sibilla, la misteriosa Sibilla cumana, il lago d'Averno, l'accesso agli inferi, il lido di Maia, tutte inserite nell'Eneide. Quindi io sono il regione. Ma se sei un fantasma cattivo, io ti infilzo con la mia spada! Sono un fantasma buonissimo, tanto è vero che stavo spiegando a questi ragazzi io chi fossi, sì, e loro hanno capito che sono Virgilio! Bravissimo! Comunque, dovete sapere, ragazzi, che oltre un grande poeta, il padre di tutti i poeti... Bravissimo, padre di tutti quanti! Io sono stato un negromante, un mago, un personaggio misterioso. Ma che se mi sfocco? Muovere che ti faccio una cosa. E allora, fra queste magie, fra questi sortileggi, ce n'è una che è diventata molto famosa, quella del castello dell'ovo. A rose vanno frittate. Per la millenare di Virgilio, che l'ha fatta di Vito Denamino. Ma guardate un caso, la leggenda del castello dell'ovo, quello del castello che sorgeva sull'isolotto di Lucullo. Uè, Lucullegi! L'isolotto di Lucullo, quello che amava tanto la buona tavola e il buon vino. Amico mio! Comunque, vi racconto questa leggenda, che questa cucinella mi dà il tempo. Abbiate pazienza. Presi un uovo, lo consacrai e lo feci entrare misteriosamente in una caraffa di vetro dal collo strettissimo. Poi ci riuscissero ad entrare, a far entrare un uovo in una caraffa di vetro. Io lo feci entrare tutto intero perché io sono un mago. Poi presi questa caraffa contenente l'uovo e la rinchiusi in una gabbia di ferro. E appesi tutto nelle fondamenta del castello ad una trave di quercia. Se non bandà la trave, carezza l'uovo e si faceva da frittare. È una cosa insostenibile. E cosa ha frittato quando si ha mangiato? E prendiamo questo uovo da allora senza simboleggiare una protezione per Napoli e per i napoletani. Ma non solo una leggenda di Castello dell'Ovo è legato il mio nome. Ma no, io ho fatto tanti danni. Ma sì, ma sì. E che fatti? Tra questo, una mosca la protezione da un'eventuale invasione di insetti. Non si può fare questo. Dopodiché inventai anche un cavallo infuriato. Ah, osaccio, furia il cavallo del web. Un cavallo infuriato che doveva proteggere la città da un'eventuale eruzione lavica del Vesuvio. E poi ho pensato a tutti, perché io avevamo molti napoletani, e siccome il napoletano ed i napoletani sono innanzitutto un popolo di pescatori, io inventai una famosa pietra che rendeva fertile la pesca. Difatti, mettendo questa pietra nella rete, si pescavano un sacco di pesci. Oh, asaccia, asaccia, quella là che la chiamano la preto pesce. Non riesco a capire come si può fare un'esplicazione con questa pulcinella. Quindi, cari ragazzi, è inutile che vi dico che io ho rappresentato un momento fondamentale fra il periodo pagano e quello cristiano. E chi ha pagato?
Perché tu quando sei nato, tu? E io sono venuto a Napoli tra il 47 e il 48 avanti Cristo. Cristo non c'è, avanti un altro. Ragazzi, a questo punto è meglio che quando lo acquista tu non abbiate pazienza, io proprio non ce l'ho, ogni volta che sto a spiegare la storia, uè, ma è puntualissimo. E allora puntualissimo. Adesso a questo punto noi dobbiamo andare a conquistare il castello, tu vieni con noi. Questo castello. Aiutaci con le tue magie. Sì, vi farò una magia e vi farò incontrare personaggi mitici, personaggi storici, come il viceré Don Pedro di Toledo, la Bildonna spagnola, e come tanti altri simpatici e misteriosi personaggi. Continuate su questo cucinello. Aspetta, ci a comparire un bel piatto di maccheroni. Possibile che le mie magie importanti io spreco una magia per un piatto di ragazzi ma noi ci siamo armati? Sì! Arrattate le panine! Biscotti e biscottini? Tutto a posto? Possiamo combattere? Sì! E combatteremo!